Buongiorno ragazzi, oggi è arrivato finalmente il giorno che, guardate, ciao amore mio, si va al lago. Siamo in macchina e finalmente si va al lago, ci si toglie dalla routine di tutti i giorni appunto, visto che è stato un periodo super pieno di lavoro e quando è stato in vacanza lui sono stata al lavoro io, quando non lavoravo io lavorava lui, vero amore? Non ci siamo trovati e adesso si parte, venite con noi. Anche una giornata bellissima, c'è un sole allucinante, quindi abbiamo indovinato anche la giornata. Infatti ho messo lo specchietto perché sennò avete il sole praticamente davanti. Abbiamo scelto questa destinazione che si chiama Lago d'Idro, che è in provincia di Brescia. In teoria dopo dobbiamo mettere il navigatore, adesso ci avviamo un po' e poi dobbiamo mettere il navigatore se no ci perdiamo. E abbiamo 2 ore quasi di strada, quindi siamo partiti un po' presto, volevamo partire ancora prima, però ragazzi è domenica, poi lui domani lavora, quindi ci siamo messi a riposare ancora un po' stamattina, soprattutto il Cri, vero amore? Però sono 8:30, quindi non è tardissimo. Mamma mia che sole. Prima tappa, benzinaio. Questo sarebbe il posto dove dobbiamo andare, via Rimembranza 12, ed è il lago d'Idro. E guardate che bella spiaggia, figata. Andiamo oggi. Siamo qua fermi dal benzinaio perché stiamo guardando le varie spiagge che ci sono. Ma ragazzi è pieno, ma che belle! Adesso comunque abbiamo deciso che andiamo nella via che c'era scritto, che vi ho fatto vedere prima, e poi lì in teoria partono la sfilza di spiagge, ne sceglieremo una per stare lì sicuramente, perché spero di fare il bagno. Adesso il navigatore e ci dice 2:07, comunque è uno spettacolo. Già da qua si vedono tutte le montagnine, vedrete che spiagge fighe ci sono. Siamo nelle prossimità vicino a Brescia e dobbiamo arrivare a Brescia e poi andiamo al lago, giusto amore? Ok. Questa. Ciao amore mio! Lì ci abbiamo il navigatore, così almeno ci dice tutto e ci manca 1:30 di preciso. Che figata! Sole. Ma non si è qua che dobbiamo andare. Ancora manca 1:30. Ma non so, come si fa qua a prendere il sole? No, ci si butta da qua direttamente. Siamo là, l'asciugamano in mezzo alla strada. Sì, siamo in galleria adesso. Volevo vedere il lago. Manca 1:07. Intanto noi ci mangiamo 2 salatini. Che infatti adesso me lo pappo. Lo vuoi anche te, amore? Hopla. Sono carinissimi, li avevamo presi ieri da Lidl, sì. Buoni! Che si chiama la città di Sarò e ci sono tutti questi alberi a punta
molto particolari, non potevo non farveli vedere, non riprendere qua. Guardate che meraviglia, chissà che alberi sono, amore. Non so. Che meraviglia. Cipressi. Cipressi. Non so. Vabbè. Che belli. Sono proprio tutti a punta, se vedete. Che voi sicuramente lo saprete meglio di me, ma sono troppo carini. E dietro là c'è il lago. Adesso andiamo, qua tanto non si vede niente, è pieno di piante. Che meraviglia. Lì si vede un po' il lago, però non so se dobbiamo andare lì. No, non è quello. No, ecco, mi è già smontato. Comunque il paese è Sallo con la L, non Sarò con la R, scusate, ho sbagliato. Guardate com'è particolare anche tutti gli alberelli. È fantastico, solo che c'è qua l'amico blu davanti. Ma c'è un casino. Speriamo di arrivare in tempo, sennò ora che arriviamo è sera. Siamo arrivati ragazzi, mancano 4 minuti, adesso andiamo in spiaggia, qua c'è il mio amore. Ciao. Mancano 4 minuti, quindi ci vediamo in spiaggia, adesso vediamo di andare a trovarne uno. A dopo. Adesso stiamo andando a piedi finalmente con tutte le nostre cosine, qua c'è il mio amore. Ciao, tutto bello in azzurro oggi. E io e stiamo cercando la spiaggia che non so dove sia, però dobbiamo cercarla. Peccato che ci svegliamo sempre all'ultimo noi con le vacanze. Quello là sotto. Che belli! Qua ci sono tutti quasi anche delle ciabattine. Secondo me sì, bisogna imbucarsi da qualche parte. Proviamo a vedere, vai. Vediamo se troviamo la spiaggia. Ragazzi, che meraviglia! Siamo qua sopra su questo pontile. Guardate che bello. Questa è tutta l'acqua. Adesso ci butto dentro il Christian, ragazzi, così me ne libero. È la melma. Verde. Guarda, la melma, stupido. Che bello. Guarda, amore. Io quasi quasi, ne prendiamo uno? Che bello. Qua ci sono tutti i ristoranti, ma di spiaggia non vedo niente. Forse saranno in fondo di là. Ci sono anche le anatre, che belle! Bellissimo! Ragazzi, la spiaggia l'abbiamo trovata e adesso metto giù tutti gli asciugamani e tutto e io scappo in acqua. Ragazzi, sono appena uscita dal mare. Qua sembra il mare, ragazzi. Siamo stati al lago ma sembra mare, è bellissimo. L'unica cosa è che ci sono sotto i sassi e spaccano i piedi, fanno malissimo. Adesso ci siamo qua messi a prendere il sole e meno male che è uscito, anche perché mi ero spaventata quando era arrivata. Ho detto, caspita, ci sono le nuvole, guardate il sole. Volevo dire, guardate il cielo, è così e lì... che prende il sole e lì c'è la spiaggetta. Adesso sono tutti dentro, per poco mangiamo anche perché è luna. Bellissimo. Adesso finalmente mangiamo e qua ho lo zainetto con dentro tutto e adesso prepariamo tutto, anche perché ho famissima. Abbiamo fame. Ciao amore mio. È arrabbiato. Perché sei arrabbiato? Ah, per i sassi, è vero, perché qua sotto ci sono tutti i sassi e lui è arrabbiato perché fa male sdraiarsi. Non porta dietro un materassino. È vero. Buona a sapersi, tanto era la prima volta, non sapevamo neanche che era così bello, amo, oggi. Quindi, per cominciare adesso ci prepariamo un paio di panini. Quanti ne vuoi? Un paio? Un paio, dai. Un paio di panini a testa e cominciamo a farci col prosciutto cotto il paninozzo. Il pranzo, io c'ho fame, che merenda. Finito il pranzo, questo è il dolcino, però ne mangerò una perché sto scoppiando. E il cri, quella alle mele, giusto? E io ai frutti di bosco, sono delle tortine.
Buon appetito! Comunque stavo anche guardando che si sono buttate in mare tutte le barche a vela, è pienissimo. Che bello! Adesso ci mettiamo la cremina solare perché assolutamente sennò qua ci bruciamo. E mettiamo questa qua della Bilboa, la 30, una protezione alta, e adesso la dobbiamo mettere assolutamente. Si sono fatte le due, siamo qua ancora a prendere il sole e sono ormai mezza andata, perché comunque sono indecisa tra entrare in acqua, star fuori, dormire. Ho portato la settimana enigmistica da farla con il signorino che vedete qua, guardatelo, e alla fine non facciamo niente. Comunque è un posto incantevole perché c'è tante persone. Lui si sta facendo il suo posto per sdraiarsi, perché ci sono sotto i sassi, come vedete fa male. Infatti anche a me, che male, però è bello il posto, quindi ne vale la pena. Ormai siamo qua e ci godiamo la giornata, che poi è bello perché sembra mare la spiaggia e lì ci sono tutte le montagne, vero amore? È molto particolare. Invece è lago Didro si chiama. Idro Scalo. No, lago Didro. L'unica cosa, ragazzi, sono i sassi, cioè guardate anche i miei piedi qua, che male, mi si sono distrutti tutti, che male. Questo è il cielo che tra l'altro si è aperto tutto. Ti ricordi, amore, che c'erano tutte le nuvole? Qua si è aperto tutto, qua c'è il piedino del Christian e qua ci sono tutte le altre nuvoline che si stanno spostando comunque tutte di là. Ragazzi, ormai si sono fatte un certo orario e dobbiamo ripartire perché abbiamo un viaggio lungo e lui domani lavora. Comunque è stata una bellissima giornata, ma ancora non è finita, perché se ci seguite, se mi seguite nei vari vlog, saprete che la nostra gelateria preferita, che comunque è un'ora e mezza, due ore da qua, è vicino a casa. Comunque vogliamo andarci perché è buonissimo lì il gelatino. E per concludere questo weekend in bellezza, il gelato artigianale fatto in casa non può mai mancare, quindi andiamo adesso, strada del ritorno. Però anche se ci siamo stati pochi, vero amore, ci ritorneremo. Questo è poco ma sicuro. Quando non lo so, ma questo posto ormai mi è entrato nel cuoricino, è troppo bello. Ragazzi, noi siamo, eccoci, ritornati dal mare. Ecco, al Crilly è venuto un po' di emicrania. Mamma mia, non so perché c'è un angolo nero qua, scusate, aspettate. Ok, ho avuto una confusione con la Canon. Io sono stravolta, questo è il mio. I capelli poi sono tutti sfusi. Cosa c'è, amore? Devi sistemare lo zaino. No, la mia bottiglia d'acqua? Ce l'ho io. Ah, che c'ho sedissima. Voglio vedere. Adesso andiamo alla macchina, cosa? Se c'è modo di salvare dove siamo. E salvalo. Bellissimo, comunque qua ci voleva una giornata diversa di vacanza, di relax, vacanza, di relax. Bello. Ritorno, stiamo passando per andare alla macchina. Qua c'è il piccolino, ciao amore mio. Siamo sempre al porto, guardate che bello. E qua ci sono tutte le barchette ancorate. Sembra di stare al mare, non al lago, ragazzi. Ci sono tutte le paperelle, che carine. Che voglia di fare un altro tuffo. Però da qua un problema. Che morbido. Buttati, che morbido. Abbiamo fatto una piccola sosta, adesso manca poco e arriviamo a casa, meno male. Anzi, prima di andare a casa voglio fermarmi in gelateria. Ci fermiamo in gelateria, amore? Oh yeah. Finalmente siamo qua, quasi in montagna. Ecco, è contento. E fra 10 minuti siamo a casa. Dai, dai. Tra un po' ci sarà anche il tramonto, non ci siamo neanche fermati in gelateria perché abbiamo fretta di arrivare a casa.
però appena ci arriviamo, appena arriviamo a casa mettiamo via tutte le cosine e vi saluto. Arrivati a casa! Finalmente! Io spero che questo vlog vi sia piaciuto, vi mando un bacione grande grande, ci vediamo domani, massimo forse lunedì, sì, lunedì con un nuovo video. Bye!